Ho consigliato al mio cliente di non rispondere alle domande. Non dirà una parola. Non fa niente. Non importa, tanto non faccio affidamento sulle parole. Statisticamente, in media, una persona dice 3 bugie ogni 10 minuti di conversazione. E vi assicuro, parlo di gente normale, non di chi mette bombe in una chiesa di un quartiere nero. Questo caso è diverso. Non c'è tempo per i numeri da circo di questo scienziato. Sono già 4 ore che lo interroghiamo. Allora, l'FBI sa che vuoi fare una strage di massa. Quindi l'ATF sta passando al setaccio le 2 chiese più grandi frequentate dai neri. L'FBI si è sbagliata, però non me l'aspettavo. Quelle 2 chiese non c'entrano. Magari tu hai scelto una chiesa più piccola. Una dei sobborghi. Non sai di cosa parli. Non rispondere! Che ne dici se cominciamo le ricerche a Southbridge? No, sto scherzando. Non è quella chiesa. Ci concentriamo su Luton. Come la vedi? Ci siamo, Luton! La bomba nella chiesa di Luton. È un'accusa senza fondamento. Che significa? Me l'ha appena detto. Hanno trovato una bomba nel seminterrato della chiesa di Luton 1 ora dopo. Un amico del dipartimento dice che questo tizio è matto. Ha passato 3 anni nella giungla per studiare le sopracciglia di una tribù primitiva. Guardate le sue reazioni. L'APF sta passando al setaccio le 2 chiese più grandi frequentate dai neri. Avete visto una breve espressione di felicità sul suo volto, anche se ha fatto del tutto per nasconderla. È durata meno di 1/5 di secondo. È quello che chiamiamo microespressione. Ma che vuol dire? Come si fa? Guardate la sua bocca. L'indiziato è felice perché passiamo al setaccio quelle 2 chiese, il che ci dice che sono le chiese sbagliate. Ora gli dico qual è il nostro nuovo obiettivo e... Non sai di cosa parli. Scrollata di spalle asimmetrica. Traduzione, non ho fiducia in quello che ho appena detto. Il corpo contraddice le parole. Sta mentendo. Sì. Si accusa un sospetto e lui si mostra sorpreso. Come capisco se è sincero o se cerca di apparire innocente? Ecco, quella è una sorpresa sincera. Compare sul volto per meno di 1 secondo. Ma se l'indiziato mostra sorpresa per più di 1 secondo, sta solo fingendo. Sta mentendo. Adesso gli dico che concentreremo le nostre ricerche a Luton e... Rivediamolo. Ostilità repressa. Attenti, se vedete questa microespressione in faccia a vostra moglie, il vostro matrimonio è finito. Credetemi. Sì. Queste microespressioni non variano da persona a persona? Per rispondere alla sua domanda, vediamo la testimonianza di Cato Kaelin. Al processo di O.J. Ha ricevuto una somma notevole per un'intervista televisiva? Sì. Ostilità. Ostilità? Forte ostilità. Vergogna, vergogna e vergogna. Disprezzo. Queste sono espressioni universali. Le persone manifestano le emozioni allo stesso modo, che siano casalinghe o terroristi. La verità è scritta sul nostro volto.